un'occasione di ringraziamento al Signore, un'occasione per ringraziare il caro Don Francesco, il quale con tutti che venivano e che dovevano arrivare oggi, comprò questo garage, comprò il cellaio, che ora è, possiamo dire, è vitale per una comunità parrocchiale. Senza la sala parrocchiale cosa faremo? Niente, staremo in mezzo alla strada. Invece ce l'abbiamo e dobbiamo ringraziare questa carta, questa lapide ci ricorderà questo gesto e noi lo ricorderemo con gioia. Sarà una presenza, possiamo dire, continua. Ci sarà anche Don Francesco benedicente quando fece 25 anni di messa, se questa fotografia sarà messa nella sala parrocchiale, perché quando i nostri ragazzi nel tempo domanderanno chi è quel prete, e noi spiegheremo, come Cristo spiegherà. È bello, fratelli e sorelle, perché è bello. E allora c'è la preghiera adesso di benedizione. Noi ti lodiamo, ti rendiamo grazie, oh Padre, che mediante il sacramento del battesimo ci ha inserito in Cristo vera vita e ci ha fatto membro del tuo corpo che è la Chiesa. Tu pastore eterno, doni al popolo cristiano per le mani dei tuoi ministri i tesori inestimabili del Vangelo della Palestina, fulcro di ogni edificazione comunitaria. Fa che alla scuola del tuo figlio cresciamo in comunione di fede, di speranza e di carità, per divenire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questa lapide, benedici questi locali che serviranno per che servono per il servizio della parrocchia. Benedici tutti quanti noi, per il Signore. Lei fa in modo che questa sala parrocchiale, che prende il nome del padre Don Francesco, sia punto di riferimento e di incontro per i vicini, per i lontani, per i giovani, per i ragazzi, centro promotore di ogni generoso slancio verso la città del mondo. Aiutaci a portare in ogni ambiente la situazione di vita, la forza rinnovatrice del tuo Santo Spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacifica del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco la cara Maria Francesca, c'è il ritratto di Don Francesco. Noi siamo pronti per un gesto semplice. Semplice. Viene tolto il ritratto. E poi c'è la benedizione. Parlo a nome della famiglia. Chi sarebbe dovuto stare? Adelaide, la sorella maggiore di Don Francesco, e io parlo a nome suo, a nome di tutta la famiglia Anastasio. Ringrazio Don Vincenzo che ha accolto la richiesta sentita da tanto tempo che questa sala fosse intitolata a Don Francesco. In quella lapide c'è tutta la storia della vita di Don Francesco, intimamente connessa con la storia e con la vita di questa chiesa di San Costanzo. C'è, come vedete, il periodo in cui lui ha esercitato la missione sacerdotale in questa chiesa dal 1953 al 1958, al 45 anni di servizio sacerdotale. È stato rettore
dal 1960 e primo parroco di questa parrocchia di Santa Maria della Libera, istituita proprio su sua iniziativa, su sua insistenza per la comunità della sua Marina Grande. E il decreto del Vescovo che è inciso dell'8 dicembre 1971 e oggi è 8 dicembre, quindi opportunamente è stato scelto proprio questa data d'accordo con Don Vincenzo perché si ricordasse questa circostanza. Che posso dire io di mio cognato Don Francesco? Voi l'avete conosciuto tutti quanti, i bambini non lo sanno, ma gli anziani lo sanno. Tutta la sua vita dedicata a questa chiesa. E voglio ricordare solo a Natale, a Pasqua e anche nelle notti circostanze. Lui si alzava e diceva devo andare nella mia chiesa. Ma come? È Natale, è Pasqua. Ma no, io devo andare perché anche se uno viene e dice ma le persone stanno a casa tranquillamente, festeggiano in famiglia. No, io devo andare. Perché anche se una sola persona viene che mi cerca, deve trovarmi nella chiesa. Questo è stato Don Francesco. Questo piccolo ricordo, consentitemi, ve l'ho voluto dire, potrei dire tante altre cose, ma non è il caso. Quindi oggi è la festa dell'Immacolata, si avvicina il Natale, si avvicina il nuovo anno e io a nome di tutta la famiglia a Don Vincenzo e l'augurio a lui e a tutta la comunità di Marina Grande qui presente. Buon Natale, buon anno nuovo e buona festa dell'Immacolata. No, Luigi. No, a Luigi.